Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili ascoltatori, siamo nuovamente in diretta, 21.26, in studio qui a Venezia, pianetaoggitv.net, testata giornalistica All News, Massimo Bonella per Radio Science TV, a radioscience.it, l'emittente radiofonica digitale di Treviso. Alla regia centrale abbiamo Rosario Moreno, che saluto. Buonasera Rosario. Ecco, buonasera Massimo, buonasera, mi hai preso in contropiede sempre. Ho sentito, so che tu sei collegato qui con i nostri studi a Venezia e quindi ci sente, puoi intervenire. Questa volta ti ho dato la linea un po' più prima, un po' in anticipo, diciamo, ecco, ti ho preso un po' in contropiede come giustamente tu hai detto. Allora, io ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati anche sulle altre emittenti di questo bellissimo network digitale. Siamo a circa, pensate, 15 web radio, anche televisioni web, ne cito una, telepiancavallo.it. Poi anche saluto gli ascoltatori di ondaradio.net, un'importante web radio da Trieste. Allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione, perché adesso ci sarà anche un ospite da farvi conoscere, qualcuno che segue assiduamente Radio Science già lo conosce, comunque andiamo per ordine, ecco, vorrei fare un piccolo asterisco. In questi giorni stiamo purtroppo ascoltando nei vari telegiornali nazionali dei signori politici, dei signori politici che stanno facendo polemiche uno contro l'altro, eccetera. Un po' la stessa situazione che si era verificata anche alle foibe di Basovizza sopra Trieste in occasione della ricorrenza, no, del cidio. Ecco, si sta verificando la stessa cosa anche oggi di fronte a questa emergenza che non ha precedenti. Allora, noi siamo stanchi di sentire questi personaggi, la prossima volta sapremo poi chi votare eventualmente, ma vorrei aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo bisogno, mi rivolgo a questi personaggi, abbiamo bisogno, cari signori, di sentire delle parole in solidarietà, perché qui a Nord Italia la situazione è gravissima, forse voi nemmeno siete ciechi, non ve ne siete accorti, credo proprio di no, e questo sta anche a dimostrare che non ve ne importa niente di noi cittadini se vi divertite a fare le polemiche. Noi abbiamo bisogno di parole di solidarietà, avete capito? Primo. Secondo, vi vogliamo vedere a capofitto sulla macchina della protezione civile per cercare di sconfiggere questa cosa qua, che siamo tutti preoccupati, che non se ne può più, siamo stressati, ma via. Detto questo, nello scacchiere internazionale ci sono voci che già qualche stato sapeva che a gennaio girava già il Covid-19. Lo stesso Trump, per esempio, sembra, ormai l'hanno detto tutte le testate più importanti internazionali, che era già stato informato dei 007, per non andare a vedere poi le risposte che lui ha dato, risposte squallide. Queste sono cose che per noi pesano, sono tutti elementi che ci descriviamo qui, eh? Un po' come a scuola quando l'insegnante prende i nomi di chi disturba in classe e li segna sul registro. Noi facciamo la stessa cosa con voi. E allora? Perché siamo stanchi di tutta questa situazione che si è venuta a creare? Non se ne può più? E poi veniamo a scoprire queste cose qua. Io invito adesso, tanto per capire di cosa stiamo parlando, tutti gli ascoltatori di andare, finita la nostra trasmissione, di andare a sintonizzarvi su Pandora TV di Roma. Si fa così, molto semplice, pandoratv.it, e vedete cosa sta succedendo. Addirittura si parlano di esercitazioni militari da parte di soldati statunitensi in Europa. Ma come? Se non può muoversi nessuno, ma che cavolo sta succedendo? Perché le TV nazionali, coloro che hanno avuto, apro una parentesi anche qui, coloro che hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80, non dicono queste cose qua, non danno queste notizie, non mandano qualche telecamera là in fondo?
ma cosa sta succedendo? Io mi metto insieme ai cittadini e chiedo ad alta voce: ma che sta succedendo? Cosa sono queste notizie che arrivano? Queste cose sono documentate? Andate a vedere pandoratv.it, andate a vedere, ci sono immagini, dichiarazioni di personaggi ben noti. 21:31, per il momento ci fermiamo qui, andiamo avanti con le ultime notizie per quanto riguarda qui la situazione scottante. Dunque, vediamo di fare il punto stampa di quest'oggi. Il presidente della regione Luca Zaia ha parlato come sempre alla sede della protezione civile di Marghera, Venezia. Sono emersi questi punti in sintesi: primo, respiratori veterinari confiscati per i pazienti; secondo, se il contagio non si ferma finiscono i posti in terapia intensiva. Poi ancora, Verona, il cluster che preoccupa in maniera maggiormente, in maniera, ve lo ripeto la notizia, a Verona il cluster preoccupa maggiormente. Poi, navi da crociera sono bombe di contagio, anche questo è un problema. Il virologo Giorgio Palù entra in squadra. Una parte di tamponi in strada, lo ha previsto Crisanti. Cerchiamo di capire un attimo questi due punti. Allora, nel progetto, molto rapidamente, perché non vorrei portare via spazio all'ospite, nel progetto di Crisanti è previsto anche un campione casuale. A Treviso stanno facendo tamponi agli automobilisti per evitare che la gente positiva entri negli ospedali. Lo ha precisato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il quale annuncia che il virologo Giorgio Palù fa parte della nostra squadra. Palù cerca di capire come si comporta il virus, dandoci indicazioni preziose nel, durante e post epidemia. Deve dirci come si comporta, isolarlo, al fine di riuscire a bloccarlo. Queste dunque le notizie qui dalla regione. Poi qualcos'altro, guardando un po' l'orizzonte, cosa vedo? Allora, abbiamo positivo un calciatore, si tratta di Sportiello, un giocatore della Serie A, è il portiere dell'Atlanta, Marco Sportiello. Poi ancora Volkswagen, 80.000 in cassa integrazione. Dunque sono 80.000 dipendenti del gruppo automobilistico Volkswagen che andranno in cassa integrazione a causa dell'emergenza coronavirus in Germania. La company ha chiuso temporaneamente le fabbriche in Europa e alcune in America e Russia. Queste dunque le notizie più importanti della giornata. Alle 21:34 Radio Saizo, adesso entriamo un attimo in un ragionamento. Abbiamo qui con noi, collegato da San Donato Piave, il dottor Giovanni Sgnaulin, che ringrazio di essere qui. Buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ciao. Ti do del tuo, insomma ci conosciamo praticamente da alcuni anni e io stimo sempre la tua trasmissione che fai qui nell'emittente digitale, nella rete digitale RST Radio Science TV, so che ha molto successo, e mai come oggi i tuoi ragionamenti, tutti i dati che porti, perché so che quando, quello che tu diciamo spieghi è tutto documentato, fai dei riferimenti anche nel campo giornalistico, ecco, molto precisi, ecco, mai come oggi sono importanti, prendono un'importanza non da poco. Ecco, innanzitutto un tuo pensiero su questa situazione che si è venuta a creare. Ecco, tu hai sempre parlato, insomma, del denaro, ecco, tutto quanto è in funzione del denaro, tutto quanto si sposta, poi si muove nel mondo contro alla fin fine la natura. Quindi se non c'è un'armonia con la natura, una politica in armonia con la natura, ecco che le cose prima o poi sono costrette a cadere. Questo in estrema sintesi, però vorrei che tu intanto ci spieghi un po' meglio anche per gli ascoltatori di Spazio Aperto, ma anche di Pianeta Oggi Report, perché poi questa trasmissione andrà in onda anche sull'altro settimanale che va su tutto il circuito interregionale, praticamente terrestre fino a Palermo. Allora vorrei innanzitutto sapere, che spieghiamo anche a questi ascoltatori, normalmente tu di cosa ti occupi e quindi se puoi collegare al fatto, alla situazione di oggi che stiamo vivendo. Prego Giovanni, grazie ancora per essere qui. Beh, intanto buonasera a tutti. E comunque diciamo subito una cosa, che il coronavirus è un virus che è una forma di vita
e comunque fa parte di tutto l'intreccio, no? E che della vita su questa terra. E anche noi come esseri umani siamo al nostro interno, abbiamo dei batteri, dei virus a volte positivi che ci fanno vivere e combattono gli altri, a volte negativi, e questo è uno dei virus negativo per quanto riguarda la specie umana. Il problema non è questo, il problema è sociale, cioè come si combattono questi effetti negativi. In questo caso si parla del virus, ma attenzione, anche l'inquinamento, l'aumento della temperatura nel mondo è un elemento, no, che va ad influire sulla vita della specie umana. Attento, parlo di specie, non di specie in generale, perché magari la specie umana può estinguersi e vivere un'altra specie sul pianeta, che sono magari gli scarafaggi o i topi e via dicendo. Quindi quando si parla di eliminare qualche ambientalista, no, che dice ma la vita umana nella terra è messa a rischio, non è vero, la vita in generale no, magari la specie umana sì, perché anche noi siamo frutto di un'evoluzione, no, durata migliaia di anni, e ha portato all'Homo sapiens sapiens come siamo noi adesso. Bene, questo è un fatto, no, quello che esistono questi batteri, questi virus che sono in natura, e l'altro invece come combatterli è un fatto puramente sociale. Cioè, giustamente tu prima accennavi di questi politici che si battono, che si fanno la guerra fra di loro. Attenzione comunque, che tutti i partiti politici e tutti i politici che oggi, che tu prima ti sei rivolto, nel tuo appello si è rivolto, tutti questi fanno parte di quella cerchia che vogliono mantenere questo sistema di produzione. Qualcuno lo vorrebbe più liberale, qualcuno lo vorrebbe che si privilegiasse una categoria e qualcuno vorrebbe un'altra categoria. Quindi sono le lotte che all'interno di questo sistema di produzione capitalistico ci sono ed esistono. Uno dei fondamenti del capitalismo è questo, cioè una fabbrica fa concorrenza all'altra per portarsi via il mercato, non vivono in sinergie e non vogliono e non possono poi fra l'altro fare gli interessi della collettività, perché fanno nella proprietà privata, fanno i propri interessi, no? Quindi gli interessi della specie non li fanno certamente. E però se saliamo più su, quindi i borghesi che vengono rappresentati dai partiti politici, che sono frazioni della borghesia, poi si riscontrano gli stati si fanno concorrenza fra di loro, e lo abbiamo visto, e la situazione è questa, dove per prendere una decisione allora ecco perché era sociale, dicevo, racconto il problema del virus, che è una cosa naturale, e come combatterlo è un problema sociale. Torniamo subito quindi dall'inizio. I cinesi, appena si viene a sapere qualcosa, anziché fare come hanno fatto dopo, no? Isolare il focolaio immediatamente, hanno preferito mettere in galera, perché lo hanno denunciato, il primo medico che ha dato l'allarme. E quindi il passare del tempo ha fatto sì che il focolaio si è sviluppato ulteriormente. Ma perché si doveva tacere? Ma perché altrimenti avrebbe fatto sì che le fabbriche dovevano chiudere, e chiudere le fabbriche voleva dire chiudere il sistema, il motore del sistema di produzione capitalistico, che funziona così: denaro, merce, e dal risultato della lavorazione della merce, no, e quindi la vendita, il prodotto, guadagni, cioè prendi di più di quanto hai speso tra i soldi che hai investito in materie prime e capitale umano.
È la logica del sistema questa che funziona, è la logica di questo sistema di produzione capitalistico. Noi la consideriamo, visto che siamo nati e ce lo sentiamo dire ogni piesso spinto, consideriamo che questa è la cosa normale. In realtà non è normale, il capitalismo non ha migliaia di anni, il capitalismo ha, se vogliamo dare una data, è quella del 1789, cioè la rivoluzione francese. Prima c'erano il sistema feudale di produzione, che il denaro non aveva il peso che ha adesso, e prima ancora c'era una società schiavistica, che non, il denaro non aveva nessun valore di per sé, non aveva il valore che c'ha adesso. Quindi questa società fatta nella proprietà privata, concorrenza uno con l'altro, non ha 200 anni, però, cioè ha più 300 anni, dal 1789, non è sempre esistita, però chi detiene il potere te lo fa, come dire, è sempre esistita, anzi è l'ultima, è la migliore e non potrà mai venire meno. E invece in realtà vediamo che in queste situazioni, come di pandemia, ma anche come di inquinamento, di cambiamenti climatici, ci vuole un governo, ci vuole un partito di specie, dove non esiste il calcolo del profitto, ma esiste semplicemente il calcolo di specie. E ci dà tanti insegnamenti questa situazione, se vogliamo vederla sotto questo punto di vista. Esempio, il fatto di rincorrere il profitto a tutti i costi ha fatto sì che le fabbriche si siano delocalizzate. Oggi abbiamo problemi di fabbriche in Italia che non riusciamo nemmeno a fare le mascherine. In realtà i mezzi di produzione dovrebbero essere lì dove servono. Le merci non devono fare migliaia di chilometri, no, a destra e a sinistra, per poi ritornare sul punto di partenza, come succedeva adesso. Qualsiasi prodotto veniva fatto dalla Cina e dalla Cina lo esportava. Invece e la forza lavoro, cioè noi e i lavoratori, devono rincorrere le fabbriche. In realtà non dovrebbe essere così. In realtà ogni località ha una propria organizzazione, in modo tale, dovrebbe avere la propria organizzazione in modo tale che le merci non facciano migliaia di chilometri, ma soltanto le materie prime si spostano. Altrimenti cosa succede? Succede che, come succede nelle grandi aziende, che acquistano altre aziende e li centralizzano la produzione per non licenziare, o perché esistono rapporti di forza particolari, i lavoratori devono spostarsi e fare centinaia di chilometri ogni giorno per pendolare su e giù per andare a lavorare, perché la produzione è stata centralizzata. E questo è un altro insegnamento che ci viene dato da questa situazione. Altro insegnamento, ma possiamo lo vediamo sotto i nostri occhi, no? Nonostante si dica si tiene in considerazione prima di tutto la salute umana, in realtà a noi ci viene vietato, alle persone comuni viene vietato di andare al parco, viene fatto in casa. In realtà quelli che si devono muoversi e vengono quasi obbligati a muoversi sono i lavoratori. Sta di fatto che questo governo ha proposto 100 euro in più in busta paga a chi va a lavorare, e questo è un incentivo ad andare a lavorare, non a chiudere le fabbriche, perché se per limitare il focolaio si dovrebbe fare una cintura attorno, no, a dove è scoperto il focolaio, in modo tale che rimanga la cosa lì e vada lentamente scemando. E Conte il governo Conte sta a dimostrare questo, no? I propri tentennamenti e il fatto di non chiudere le fabbriche. Domenica è uscito un bellissimo
reportage di Gad Lerner sulla, sulle condizioni del, dei lavoratori in, a Milano, e dicevano, vi leggo alcuni passi: finalmente è giunta una parola definitiva, prima dai sindaci, poi dalla regione, infine dal governo. Smettiamo di far finta di credere che i veicoli di epidemia di dimensioni catastrofiche fossero i podisti, i ciclisti e i passeggiatori dei giardini pubblici. A uscire di casa nelle settimane scorse è stato il grande esercito di manodopera lombarda che ha dovuto assoggettarsi al ricatto, lo sottolineo io, ricatto del lavoro. E poco dice da brontolare il lombardo Fontana, che il giorno 13, quando il governo stava dando delle strette, si era allineato alle richieste degli imprenditori, continua Lerner. Per quanto riguarda, diceva Fontana, per quanto riguarda le attività produttive, è già stato raggiunto con Confindustria Lombarda, che provvederà a regolamentare l'eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese. Quindi era la Confindustria Lombarda che decideva come fare, se chiudere o meno. Ma vi pare che dove uno ha la fonte del profitto di guadagno vada a chiudere la propria azienda? Anzi, sta di fatto che ci sono scoppiati e ci sono stati scioperi in varie fabbriche proprio per rivendicare la possibilità, cioè rivendicare la chiusura. Oggi su il Gazzettino viene riportato lo scontro con le imprese, e alla Safilo ieri si è scioperato 8 ore proprio per questo. Ma continua dicendo l'articolista, l'articolo a firma di Andrea Zambenedetti, che a scioperare ieri, quindi se diciamo oggi, ieri c'erano anche le aziende padovane della Carel, la Antonio Carraro, la Maschio Gran Spardo e la Alcero Mittal, che ha attivato la cassa integrazione ordinaria, ha attivato la cassa integrazione ordinaria dopo lo sciopero. È infatti il settore metalmeccanico dove ci sono gli scontri più aspri tra lavoratori e industriali. Non capiamo e non accettiamo i giochi politici ed economici che si stanno facendo sulla pelle dei lavoratori a discapito dell'interesse del collettivo. Continueremo ogni mobilitazione finché non verrà modificato il decreto, mettono in chiaro le tre sigle metalmeccanici, lasciando intendere quanto sia profondo il solco. E anche per domani è previsto lo sciopero generale dei metalmeccanici. Quindi quando ci vengono a dire prima la salute, qui avremo un po', avrei qualcosa da dire sotto questo punto di vista. Quindi si sta vivendo questa situazione proprio perché è il sistema, ripeto, che non fa, che procura questo stato di cose, perché ognuno va per i cavoli suoi, ognuno guarda il profitto, e dal piccolo, quindi la piccola fabbrica, dalla nazione e avanti così. Ci vuole un governo, ci vuole un partito della specie che vada al di sopra del profitto e ci tenga alla sopravvivenza della specie. Ecco, questo è il grande segnale che io lo sto dicendo da quando, ma non è una mia affermazione, dei grandi padri del comunismo, del socialismo, da Carlo Marx, dove nel terzo libro del Capitale prevedeva, cioè diceva, pensiamo ad un'unica merce, che i lavoratori fossero un'unica capacità produttiva. Ecco, questo dovrebbe esserci, no? Dobbiamo vedere il mondo come tutt'uno, vorrebbe vedere come si può abbattere i cambiamenti climatici quando una nazione può comprare attraverso soldi i crediti di una nazione più povera perché così ha le quote per inquinare di più. Ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Bene, io ho dato questa mia
lettura, e ripeto, se ci sono degli ascoltatori che possono riflettere sul fatto del partito del governo di specie. Certo, ecco, molto interessante e motivo sempre di approfondimento. 21.51, vi ricordo che state ascoltando Spazio Aperto Speciale, questa è Radio Science, rete digitale RST. E dunque, vi volevo dare un'altra notizia, poi magari la commentiamo insieme, ma volevo dare anche la parola un attimo a Rosario Moreno, ecco, subito dopo il lancio di questa notizia, riguarda sempre il coronavirus. Dunque, il primo ministro Conte dice multe da 400 a 3.000 euro, la multa per chi viola le regole contro il contagio va da 400 a 3.000 euro, lo afferma il premier Conte al termine delle CDM che ha approvato il nuovo decreto sull'emergenza coronavirus, precisando anche dopo la bozza circolata che è falso che le misure restrittive siano prorogate a luglio. Conte spiega: con questo decreto abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti tra governo e Parlamento. Ogni iniziativa sarà trasmessa ai presidenti delle Camere e riferirò ogni 15 giorni. Ecco, adesso non so se vuoi aggiungere qualcosa, Giovanni, dopo giro la parola a Treviso. Io ritengo di aver detto sufficiente e dato delle indicazioni precise, quindi per me avrei finito. Perfetto, benissimo, è stato anche molto chiaro. Solamente, ecco, prima di chiudere, ecco, così anche un'opinione del nostro editore di Radio Science, Rosario Moreno. Massimo, grazie. Ma cioè, mi tiri in ballo dopo esauriente, insomma, risposta che ha dato Giovanni, è un po' difficile intervenire, no? Perché Giovanni ha centrato tutti i punti della questione. Quindi, secondo me, cioè, dire altro è esagerare. Io parto dal presupposto, insomma, posso dire una piccola, proprio piccolissima cosa nel mio piccolo, che fin quando esisterà un mondo capitalistico, un mondo perché per me questo tipo di sistema è un sistema egoistico, fin quando esisterà questo tipo di sistema non riusciremo mai a fare nulla di buono. Cioè, le cose buone le potranno avere pochissime persone, insomma. Tu basta che guardi un po' i film americani, no? Quando vedi, mi è capitato di vedere i film dei giovani rampanti capitalisti americani, dove il loro unico pensiero è il profitto, cioè loro in qualunque modo, in qualsiasi modo, in qualsiasi momento devono fare soldi, senza diciamo poter ragionarci su, senza pensare agli altri, e fare soldi anche fregando gli altri, per semplice motivo perché devono raggiungere il loro scopo. Cioè, secondo me è questa la mentalità che esiste oggi, è una mentalità egoistica. Cioè, io per fare soldi sono capace anche di passare addosso a qualcun altro tranquillamente, e se vogliamo guardarla sotto questo aspetto. Quindi, fin quando esisterà questo tipo di mondo, almeno vivremo in questo tipo di mondo, avremo sempre questo risultato. Quindi ci potranno essere virus, ci potranno essere qualsiasi cosa che vuoi che ci cade addosso, sarà sempre così il ragionamento, perché Giovanni ha detto giusto. In Cina la prima cosa che hanno fatto, hanno arrestato il medico che ha denunciato il fatto del coronavirus, no? Sì. Pur di mantenere aperte le fabbriche. Questo è un tipico ragionamento capitalistico: nascondere per vedere. Poi ovviamente se scoppia tutto alla fine si vedrà, come è successo, no? Che dovranno chiudere. Però appena si sono chiuse le industrie, la Cina è andata sotto sopra, insomma, col suo PIL, con i suoi interessi economici, non mi sbaglio. Ovviamente poi ci sono stati Stati Uniti che hanno attaccato, tutto il discorso che c'è stato a livello internazionale, perché sappiamo benissimo anche la diatriba che esiste tra Stati Uniti e Cina. Ma il discorso fondamentale è quello: bisogna cambiare il tipo, il modo di vivere, bisogna buttare a mare questo sistema capitalistico. Ovviamente siamo in democrazia, si cercherà di buttarlo democraticamente a mare, però è l'unico modo, bisogna cambiarlo per scegliere il modo migliore.
per vivere una diciamo una, non una vita tranquilla, perché i problemi ci saranno sempre, però per vivere una società che sia altruista, che sia una società unita. Ma io non parlo solo dell'Italia, quando parlo di società parlo del mondo. Non esistono confini, i confini già è uno spazio limitato che mi fa ragionare del mio orticello, ma non esiste solo il mio orticello, esiste l'orticello che è il mondo. E quindi è questo che bisogna fare, cambiare il tipo, il sistema che abbiamo oggi. Io la vedo così, in questi termini. Poi per tutto il resto Giovanni è molto più afferrato in me, diciamo, sulla questione, e ha dato una spiegazione validissima ma anche molto chiara, che non è che ci possiamo sbagliare, insomma. Però purtroppo oggi questa è la nostra società, la dobbiamo cambiare. Come? Questa è una bella domanda, ragazzi miei. Cambiarla con la democrazia va bene, cambiamola, ma fin quando esisteranno i poteri forti sarà sempre più dura, sarà sempre più difficile. Però noi ci dobbiamo provare, comunque ci dobbiamo provare in qualche modo, no? O mi sbaglio? Beh, certamente sì, parlavi di orticello, no? Con i confini, ma per esempio abbiamo l'esempio dell'Europa unita, che ha una parte positiva, dove con gli odi del nazismo che abbiamo visto nella storia recente siamo riusciti a costruire una Europa, diciamo. Poi dall'altra parte c'è un'Europa che però sì, è Europa, ma non è unita in tutti i sensi, voglio dire, ecco. Sì, no, ma guarda che l'Europa è sempre, fa parte del mondo capitalistico, sempre di questa, fa parte sempre, diciamo, e rispecchia sempre questa dottrina, se la vogliamo chiamare così, tra virgolette, no? Quella capitalistica. Sì. Quindi tutti gli stati ragionano nel proprio orticello, facendo i propri interessi. Quindi l'Europa unita non l'avrai mai sotto questo aspetto. Non esiste l'Europa unita. Cioè, di fatto che è la prima cosa, cioè l'Europa poi fra l'altro nemmeno economicamente, finanziariamente esiste più. Quando si va a dire non c'è più cos'è quello, il fatto del controllo del denaro, anzi il patto di stabilità cosiddetto, no? Cioè adesso potete ognuno spendere ciò che vuole, ogni stato spende ciò che vuole, e dov'è il controllo? Cioè la banca europea, la BCE cosa fa? Cioè questo ha voluto dire la fine dell'Europa. La fine dell'Europa, attenzione, quando si parla, infatti stanno un po' tornando indietro su questo punto, quando tu dici è finito il patto di stabilità, potete spendere quanto volete, e dov'è la tua autorità della BCE, dov'è il tuo controllo sul flusso del denaro? Non esiste più, quindi non esiste più nemmeno l'Europa. Questa è bella, e questa è veramente bella, e bisognerebbe approfondirla. Questa è la situazione che fotografiamo oggi. Poi, per quanto riguarda il denaro, io vedo quello che a me mi dà fastidio anche, cioè che viene speso anche a volte male, cioè viene proprio, vedi, dei sprechi, anche tutto questo muoversi, tutte le autostrade piene di tir che portano l'acqua da nord a sud e viceversa, tutti questi viaggi inutili. Abbiamo le autostrade che sono intasate di tir oramai, una cosa che negli anni 70, cioè, sarebbe stata impensabile, per non parlare di tutti i sinistri, anche molto spesso gravi. Ecco, credo che la A4 ce ne possa raccontare parecchi. Allora, voglio dire, cercare di fare delle politiche invece per all'insegna del risparmio, ecco, evitando spese inutili. Posso fare un altro esempio? Perché in una città ci devono essere 7-8 centri commerciali? Vediamo ad esempio Mestre Ovest, da Ovest a Mestre Est, dalla parte di Marcon per esempio, e anche Mestre Sud Marghera, diciamo, verso la statale Romea, senza fare i nomi dei vari cosi. Ecco, allora praticamente dico, la gente poi si divide anche in tanti di questi supermercati. Io credo che tra parentesi siano veramente dei super, avevano tutta
una area così vasta di questi grandi supermercati, grandissimi supermercati, un mare di roba. Poi io vorrei vedere quanto ne va buttata via, e abbiamo i bambini che muoiono di fame in Africa e in America Latina. Ma comunque, voglio dire, la gente si divide in tutti questi supermercati, no? E alla fin fine poi entrano in crisi, perché dividi di qua, dividi di là, alla fin fine ciascun supermercato ha poca gente che entra. Allora, voglio dire, senza spendere in cementificazioni che poi alla fine la gente va sott'acqua. Qui ho stretto un po' il discorso, lo sappiamo, cementificazioni poi portano al terreno impermeabile, il terreno viene anche rialzato, per chi ne fa le spese sui cittadini che si allargano quando ci sono i temporali violenti, no, i fortissimi nubifragi di questi ultimi anni. Ecco, e Mestre ne ha conosciute di situazioni di questo tipo. Allora, se invece ci fossero la metà almeno, e sarebbero già tanti, non sarebbe un risparmio? Un risparmio, la gente... ce n'è di più nei supermercati, quindi questi riescono anche a vendere, a sopravvivere meglio, no? Ecco, questo io anche condanno, questo modo di gestire l'economia anche locale, il denaro così sbagliata. Scusa se ti interrompo, Massimo. No, io ho finito, era una considerazione. Allora, la tua considerazione si scontra con una realtà che è questa del modo di produzione. Ti faccio un esempio: prima, quando parlavo di partito di specie, vuol dire anche una produzione di specie, perché qui si produce, si crea un prodotto e si butta sul mercato, si vede se viene acquistato o meno. Se c'è una grande richiesta, si continua a riprodurre, la richiesta viene stimolata attraverso la pubblicità, tutte queste cose qua, e se va forte, no, allora altre fabbriche si aggregano, quindi c'è la famosa lunga mano del mercato. E quindi avrai, prima metti il prodotto e poi vedi come va, no? Questa se funziona così, no? E vedi come va, ci sono le richieste del mercato, quindi potrebbe dire, uno dice, potrebbe fare questa produzione perché potenzialmente ci sono determinate una quantità di clienti che possono comprare questo prodotto. Una società di specie, un partito di specie, programma quanto serve, non giustamente come hai detto tu, ci sta un sacco di sperperi sui supermercati perché sappiamo il motivo, no? Uno dice quanto mangia una persona al giorno, quante e ci sono le statistiche, quanto mangiamo ogni anno di cereali, di carne, di uova e via dicendo. Io come partito di specie devo garantire questo. Ecco che gli sprechi vengono meno. Non si tratta di è come in fabbrica. Allora Marx porta l'esempio, la fabbrica è iperorganizzata per eliminare gli sprechi, e lo sai benissimo, no? Lavorando anche tu in fabbrica, dove si cerca di eliminare qualsiasi spreco. E così dovrebbe essere la società futura, una società dove esiste il partito di specie che organizza. Non si deve buttare via il cibo, ma non perché ognuno non possa avere la varietà immensa. No, è vero che fa schifo, ma perché viene ci deve guadagnare chi fa il servizio di mensa. Ma la mensa, tu hai la tua porzione, siamo in 200, bene, uno, il cuoco sa quanta pasta ci va per 200 persone. Non è che come al ristorante preparo e dopo prevedo che venga X persone, e se ne vengono meno, che roba, li butto tutto via. Ecco il ragionamento, hai capito, che è diverso da quello che pongo io al sistema attuale. Non so se mi sono spiegato. Certo, sì, no, porti degli esempi concreti che effettivamente io ho messo in evidenza una considerazione che la vediamo tutti i giorni, tutta la gente, diciamo, comune, che lavora dalla mattina alla sera, insomma, vede queste cose. Ecco, io volevo appunto, in base a questa cosa descritta, appunto una tua considerazione che ce l'hai appena data. E mi interessa che emerga anche questo, diciamo, punto di vista. Ecco, alle 22:06
sono scattati in questo momento. Vi volevo dare un'altra informazione. Io scusa Massimo, io vi devo salutare, buonasera, buona serata a tutti, anche ai radioascoltatori, e alla prossima. Benissimo, allora io sì, infatti volevo dare la notizia, poi salutarti, anzi salutarvi entrambi, che abbiamo tirato in campo anche il nostro regista nonché editore di Radio Science, Rosario Moreno. Allora niente, anticipiamo la come dire, il saluto al nostro ospite Giovanni Sgnaulin, dottor Giovanni Sgnaulin, che ricordo esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Grazie per la collaborazione e grazie per queste spiegazioni che ci hai fatto vedere anche questa parte della, come dire, della cartina di tornasole, no? Sulla società, sul nostro pianeta economico. Tirata su, abbiamo dei colori, abbiamo visto anche questo colore, anche questa sfaccettatura. Grazie ancora a Giovanni Sgnaulin. Benissimo, mi sa che Sgnaulin è andato. Allora, volevo dire una cosa, Massimo. Io suggerisco ai nostri ascoltatori, prima di dare la notizia e chiudere, una vecchia puntata del punto di Giovanni Sgnaulin, che era proprio agli inizi del coronavirus che era scoppiato in Cina, dove lui riportava dei dati molto importanti, perché faceva un discorso sul fatto che ci stiamo meravigliando di questo coronavirus che già sta facendo migliaia di morti, diciamo, già all'epoca erano 1000, mi sembra, una cosa del genere, 1000 infettati, ma non abbiamo mai, i grandi media non si sono mai interessati a quello che realmente accade, perché in fin dei conti non si parla mai dei morti per inquinamento, per incidenti stradali, morti sul lavoro, eccetera, no? E lui portava appunto in quella puntata, che consiglio agli amici di darsela a rivedere, portava dei dati statistici molto interessanti. Volevo suggerire questi a chi ci sta ascoltando. Vai Massimo con la notizia. Fatto bene, ecco, molto interessante, perché sono aspetti che ci dà Giovanni Sgnaulin, importanti, motivo di approfondimento. E volevo appunto darvi, perché ho perso il filo, dunque alle 22.08 Radio Science, state ascoltando Spazio Aperto Speciale. Ecco qui, c'è una notizia che proviene dall'AIFA, dunque via libera dell'Agenzia del Farmaco all'uso fuori dai protocolli della combinazione di Lopinavir e Ritonavir già usati contro il virus HIV. In un primo studio randomizzato su malati Covid-19, sottolinea l'AIFA, effettuato a Wuhan in Cina, ha coinvolto 199 pazienti, non ha evidenziato differenze nel tempo al miglioramento clinico e nella mortalità, un risultato che per l'AIFA dovrebbe essere valutato anche sotto altri parametri, e per questo i farmaci per uso ospedaliero potranno essere utilizzati anche a casa. Beh, insomma, una notizia che mi sa, notizia in corso, ecco, meriterebbe un attimino essere più approfondita, ma magari vedremo, insomma, magari ci ritorneremo sopra. 22.09, chiudo qui questo speciale Spazio Aperto, andato in onda Radio Science, grazie alla regia centrale di Rosario Moreno. Ringraziamo ancora il nostro ospite, il dottor Giovanni Sgnaulin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Grazie anche a voi, gentili ascoltatori, che ci avete seguito. Vi lascio ora con i programmi del network RST Radio Science TV, che proseguiranno a diffusione regionale. Linea alla regia centrale. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.